Trend confortante quello della pandemia da Covid-19 in provincia di Teramo. Sono 58 complessivamente le persone ricoverate, solo 3 in rianimazione, mentre il tasso di positività si attesta al 2%. Per quanto riguarda la vaccinazione di massa, sul territorio è appena partita quella per gli over 40, si sfiora il 70% per gli over 70 e sono rimasti pochissimi gli ultra ottantenni da vaccinare. Non c'è però solo il Covid. L'ASL di Teramo ha presentato numeri entusiasmanti sugli obiettivi scientifici a livello nazionale centrati dal Dipartimento Cardiologico e Cardiochirurgico Teramano diretto da Cosimo Napoletano. Un grande team di esperti che hanno reso questa struttura tra le più prestigiose in Italia. Possiamo vantarci di questo risultato raggiunto perché è vero che sono 40 anni che siamo sul settore, però oggi raccogliamo veramente i frutti di tanti sforzi fatti da cardiologi, rianimatori e cardiochirurghi. Penso che fra poco completeremo questa cosa a 360 gradi e sarà veramente un grande team. Fiore all'occhiello del Dipartimento Cardiologico e Cardiochirurgico dell'ASL di Teramo è l'emodinamica. 1600 procedure l'anno, di cui 700 angioplastiche, 126 impianti valvolari effettuati sotto Covid e tanti altri interventi innovativi. L'emodinamica negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni in particolare, ha rivoluzionato il trattamento della patologia cardiaca in generale, quindi è intervenuta prepotentemente diciamo nel trattamento, perché le evoluzioni tecnologiche hanno fatto sì che noi oggi con un catetere e con dei sistemi particolari riusciamo a entrare dentro al cuore senza tagliare niente, quindi senza aprire il torace, e riusciamo a posizionare una valvola, a chiudere un difetto interatriale, a ridurre l'insufficienza di una valvola mitrale gravemente insufficiente, altrimenti inoperabile, e quindi possiamo fare dei trattamenti anche senza anestesia. E ancora, un ruolo importante durante la pandemia da Covid-19 lo ha svolto la rianimazione cardiochirurgica di Teramo. Grazie all'ECMO, un nuovo macchinario, tante vite sono state salvate. Un'apparecchiatura, un'attrezzatura che è in dotazione di tutte le cardiochirurgie perché serve nel trattamento delle insufficienze respiratorie, delle insufficienze cardiocircolatorie severe che sono refrattarie alle altre terapie. Con questa tecnica è possibile ossigenare il sangue, riscaldarlo, quindi in qualche maniera manipolare anche tutta quella che è l'attività dell'organismo. È stata data indicazione anche nel trattamento delle insufficienze respiratorie. Quante vite avete salvato? Nell'ultimo anno abbiamo salvato 4 vite umane.